I versamenti fiscali previsti per il prossimo 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni in termini e misure fiscali a sostegno delle imprese, dei professionisti, delle partite IVA colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria. Alla stesura di tali provvedimenti ha contribuito anche l'agrigentino onorevole Michele Sodano nella qualità di componente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Buongiorno a tutti, cari concittadini. Prima di tutto voglio ringraziarvi per l'enorme senso di responsabilità con cui tutti noi stiamo affrontando le misure restrittive imposte fino al 3 aprile. Misure restrittive che ci impongono di limitare i nostri spostamenti e di restare a casa per salvaguardare la nostra salute, quella dei nostri cari e quella della società tutta. Io in queste settimane, in quanto componente della Commissione Bilancio, mi sono occupato dell'aspetto economico di questa crisi, perché in questo momento ci sono milioni di famiglie, di lavoratori e di imprese che stanno subendo delle ripercussioni terribili. In questo senso, ieri abbiamo votato, prima in Commissione Bilancio e poi in Aula, un provvedimento che permette uno scostamento di ben 20 miliardi di euro sui saldi di bilancio previsti per il 2020. Ciò significa che possiamo mettere in campo una misura di ben 25 miliardi di euro che da un lato possa stabilizzare il nostro sistema sanitario nazionale e dall'altro lato possa dare un aiuto concreto alle imprese e alle famiglie per superare questo grave momento di crisi. Dal punto di vista della sanità, abbiamo previsto l'assunzione di 20.000 nuovi operatori in tutto il territorio nazionale, tra medici e infermieri, l'acquisto di tutte le apparecchiature medicali necessarie e il raddoppio dei posti letto nei reparti che in questo momento sono più importanti, pneumologia e terapia intensiva. Nel settore economico occorre agire con la stessa urgenza. Per permettere ai lavoratori stagionali, alle partite IVA e alle piccole e medie imprese non solo di sopravvivere, ma anche di superare questa crisi economica con la massima agilità possibile. E per questo motivo il prossimo decreto economico che vareremo questo venerdì prevede delle misure importanti, efficaci, come la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per le famiglie e per le imprese su tutto il territorio nazionale. Un credito d'imposta con la sospensione del pagamento dei contributi, delle tasse e delle imposte. Una nuova cassa integrazione in deroga anche per i lavoratori delle aziende con meno di 5 dipendenti. Poi ci sono misure a sostegno dei genitori che devono rimanere a casa per assistere i propri figli e bonus straordinari fino a 500 euro al mese per le partite IVA che in questo momento non stanno lavorando. Voglio dire che questo decreto è frutto di un lavoro continuo, proficuo, insieme alle associazioni di categorie, agli imprenditori, anche di questo territorio. E ne voglio ringraziare tutti, sia per la pazienza e per il coraggio che stanno mostrando, ma sia anche per la proattività e per le idee che ci hanno presentato e che noi abbiamo portato a Roma. Questo è un momento non facile, è un momento difficile, come tanti ce ne sono nella nostra vita. Però questa volta abbiamo la possibilità di superare questo periodo insieme, essendo responsabili e ascoltando le indicazioni del governo, fidandoci del nostro premier Giuseppe Conte, che in maniera eccellente, anche rispetto alle altre nazioni, sta guidando questa emergenza sanitaria. L'Italia ce la farà, noi ce la faremo. Un saluto a tutti e grazie.